essere a San Nicola, è emozionantissimo, grazie, veramente, è fantastico, veramente. Grazie di essere qui. L'anno scorso non abbiamo avuto la possibilità di venire in città, di presentarci a voi, e siamo felicissimi di poterlo fare, di vedervi tutti in viso, da vicino. Quest'anno abbiamo cercato di fare tutti gli investimenti possibili per affrontare il campionato, che sarà durissimo, non sarà come il campionato dell'anno scorso. So che tutti si aspettano di vincere ogni domenica, ma ogni domenica sarà durissima, ve lo dico, perché la C è un campionato diverso, non è la D, ma proprio per questo noi abbiamo investito in questi giocatori fantastici, quindi abbiamo confermato l'impegno che abbiamo preso un anno fa. Noi ci crediamo, amiamo questa città, tutti i giocatori sono motivatissimi. Domenica ci aspetta la prima in casa. Voi siete l'undicesimo uomo in campo, non c'è dubbio, il San Nicola sarà di grande aiuto per tutti noi, e noi vi aspettiamo in tanti, e questo è fondamentale. Vorrei ringraziare anche il sindaco Antonio De Caro, che in un giorno ci ha permesso, grazie alla questura, a Carla Paloma, a tutto il comune, di organizzare questo incontro, e siamo tutti d'accordo a organizzare la Sminut, quindi grazie. Un'altra sorpresa per voi, come vi ho promesso, è un calciatore che sarà per noi un grande osservatore e l'ambasciatore del Bari, che sarà per noi questa squadra, e lo farà con grande onore e con grande merito. Quindi io adesso non lo voglio ancora nominare, perché lo voglio chiamare insieme a voi. La tua famiglia. Ciccio, 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 Cicc
solo grazie, è un'emozione che ho trovato con voi in questi 3 anni e ricordo quando sono arrivato e giustamente intorno a me c'era scetticismo perché arrivavo a 37 anni e pensavate che ero venuto a prendere la pensione, ma vi ho dimostrato con i fatti che non è stato così. Ora, per me questi mesi di silenzio è stata dura, ho ricevuto da voi tantissimi messaggi, ne ho letti tantissimi, non ho risposto, ma è stata veramente difficile perché per me c'è un cambiamento che, come tutti del resto che fanno questo lavoro, dopo più di 20 anni... Per me devo dire che è bellissimo vedere questa emozione, perché è un'emozione vera. Stare qui davanti a voi, vedere il calciatore emozionato, per me è bellissimo. Ripeto, stare gli ultimi 20 anni nel mondo del calcio da giocatore è stata veramente dura dire basta, però finisce con la stessa priorità che ho avuto per questi anni ed è la stessa, anche se non ho un ruolo diverso, ma è di vedere questa piazza, questa città dove merita di stare. Grandissimo rappresentante di questa città e chi meglio di lui, quindi noi siamo felicissimi di iniziare questo percorso insieme a Ciccio, grazie. Ci siamo andati dunque per questa nuova avventura, quindi io direi che siamo pronti. Eugenio Bursi!
finita qui, perché ci raggiungono anche sul palco dallo staff medico il dottor Emanuele Caputo, il dottor Giovanni Battista Ippolito, e salutiamo la dottor Caputo. Salutiamo quindi i nostri fisioterapisti Gianluca Cosentino, Alessandro Scona, Francesco d'urgente, i nostri magazzinieri Tito Fuchs, Pasquale Lo Russo. E passiamo allo staff tecnico. Partiamo dall'allenatore in seconda, Tommaso Marolla. Il collaboratore tecnico, Luca Caccioli. Il collaboratore tecnico, Enrico Portolas. Il preparatore atletico, Luca Lancioni. Team manager Gianni Picaro, un applauso manager Matteo Scala. Ed ora lasciamo la parola a lui, che forse ne ha più diritto di noi, una persona che è investita nella nostra città, nei nostri cuori. Un altro?